poterla visitare. E quindi questa sera inauguriamo un progetto, lo inaugura l'associazione Musa, qui con noi il presidente, l'avvocato Raffaele Soprano. È un progetto che restituisce il giusto valore a quello che da sempre è considerata la componente principale della macchina da festa, vale a dire il rivestimento rappresentato dalla cartapesta. Un benvenuto anche da parte degli alunni dell'Istituto Masullo Teti di Nola, con la dirigente scolastica, la professoressa Anna Maria Silvestro, gli alunni che hanno curato non solo la parte dell'accoglienza e quindi vi accompagneranno in questo lungo percorso, ma sono anche alunni che hanno partecipato attivamente mediante il laboratorio di cartapesta alla realizzazione di alcuni lavori, e lunedì sarà presentato a tutti quanti voi. Io vorrei chiamare qui vicino a me, se magari vi invito nuovamente ad avvicinarvi per ascoltare meglio quanto ci stiamo per dire. Molti di voi hanno avuto il piacere di apprezzare, di conoscere l'inizio di questo percorso che è stato annunciato alla cittadinanza qualche mese fa. Eravamo praticamente nel palazzo a fianco il Museo Storico Archeologico, quando in occasione dell'inaugurazione dell'associazione Musa fu lanciata la proposta di dedicare una sezione sulla lavorazione della cartapesta all'interno del museo, una sezione stabile. Ebbene, dopo pochi mesi questo progetto prende vita. Questa sera è semplicemente un'anteprima con l'esposizione di alcuni lavori, alcune opere di cartapesta unitamente ad alcune opere sacre che sono custodite nella curia vescovile, tante le novità, ma io passo subito la parola, e dopo ci godiamo ancora la mostra, dopo gli interventi, al presidente dell'associazione Musa, l'avvocato Raffaele Soprano. Grazie, grazie Antilia, buonasera a tutti, grazie per essere venuti stasera qui. La vostra presenza stasera ci dà la prova, la testimonianza che evidentemente abbiamo imboccato la strada giusta. Siete intervenuti così massicci a questa iniziativa a riprova che c'è una grandissima sensibilità sulle iniziative culturali di questa città, ma c'è una grandissima sensibilità su quel che riguarda il recupero dell'arte della lavorazione della cartapesta. Stasera noi poniamo una pietra, la prima pietra di un percorso. Stasera inauguriamo questa anteprima di quella che sarà la sezione definitiva della cartapesta nell'ambito del Museo Archeologico di questa città. E per questo io voglio ringraziare prima di tutto Ezio Flammia, il cui incontro tra Ezio e l'associazione Musa ed il museo ha partorito, ha fatto nascere questa idea di una sezione museale dedicata alla cartapesta. Io ricordo che eravamo all'inaugurazione, alla presentazione del libro di Ezio nel Circolo Giordano Bruno nel mese di febbraio di quest'anno, quando con Giacomo Francese, al quale va il mio ringraziamento per la sua sensibilità mostrata rispetto a questa iniziativa e per come egli è sempre così presente ed attento alle iniziative culturali di Musa, quando insieme, mentre Ezio presentava il suo libro, ci maturò l'idea di fare creare nell'ambito del Museo Archeologico una sezione dedicata alla cartapesta. Ecco, quella che abbiamo presentato questa sera, che presentiamo a voi, è solamente un'anteprima di quella che sarà la sezione definitiva dedicata alla cartapesta nell'ambito del Museo Archeologico. Questa sera la sezione, come avete visto, si articola in quattro sezioni. C'è la mostra di Ezio Flammia, il quale ha presentato qui la sua collezione privata. C'è alle mie spalle la sezione dedicata alla cartapesta nolana, ai gigli che, ahimè, si facevano in cartapesta, ma che oggi purtroppo hanno ceduto il passo al polistirolo, ed è questo il motivo per il quale siamo qui a discutere di un recupero di un'antica tradizione che è stato il vanto di questa città. Un'antica tradizione sulla quale è possibile creare un indotto economico, sulla quale è possibile creare un nuovo indotto turistico, sulla quale è possibile creare delle opportunità di lavoro. È questa una scommessa.
ma è una scommessa che si fa e che si può vincere. Basta vedere, seguire l'esempio della vicina Lecce, che a due passi da noi sull'arte della cartapesta ha effettivamente creato un indotto turistico, un indotto economico e delle opportunità di lavoro di grandissimo rilievo. È quello che Musa, d'intesa con il Museo Archeologico, intende portare avanti. Questa di stasera è l'anteprima, ma non è una pietra che noi poniamo su un percorso che è articolato in questo modo. Abbiamo partecipato anche a, vedo qui, ho visto prima qui Antimo Francese, Antimo Cesaro, che è stato sottosegretario ai beni culturali fino a qualche giorno fa. Abbiamo partecipato come Musa e come Museo Archeologico ad un progetto bandito dal MIBAC denominato Prendi Parte. Noi partecipiamo con un progetto che si chiama Ricartapestiamo, grazie alla preziosa collaborazione di Maurizio Barbato, che ha predisposto questo progetto. Partecipiamo a questo bando che prevede la possibilità di accedere a fondi che intendiamo utilizzare per la formazione di giovani tra i 18 e i 29 anni e avviarli nell'ambito del recupero della lavorazione e della tradizione di questo territorio. Queste sono delle scelte importanti, queste sono delle scelte che possono effettivamente incidere sull'economia di questo territorio e sono delle scelte che noi intendiamo portare avanti d'intesa con il museo, ma d'intesa con le istituzioni, d'intesa con le associazioni territoriali, con le associazioni civili e con le istituzioni civili e con le istituzioni ecclesiali. Intendiamo portare avanti con tutta quanta la città, nella consapevolezza che un paese come questo, che ha nei gigli la sua massima espressione e tradizione, e quindi per esso nella lavorazione della cartapesta, la quale, come ho detto, sta finendo in soffitta, e allora il recupero della cartapesta può costituire quel grande progetto di questo territorio, può costituire la definitiva istituzione di quella che sarà la sezione del museo dedicata alla cartapesta, può costituire quel contenitore che ahimè questa città non è riuscito mai ad avere, può costituire quel contenitore che rappresenti il punto di riferimento di una tradizione culturale fortissima che in questa città si è espressa sia nella realizzazione del rivestimento dei gigli, ma sia in opere sacre presenti nella chiesa nella cattedrale di Santa Maria Assunta in Cielo, dove c'è la Madonna d'altare, opera pregevolissima dei maestri cartapestai nolani, come dove c'è il cassettonato del soffitto, altra opera dei maestri cartapestai nolani. Questa è la tradizione del nostro territorio, dobbiamo difenderla, dobbiamo portarla avanti nella consapevolezza che creiamo anche un indotto per i giovani del XXI secolo. Grazie. Grazie all'avvocato Raffaele Soprano, presidente dell'associazione MUSA. Mi unisco al benvenuto per il professore Antimo Cesaro, sottosegretario nella precedente legislatura, da sempre vicino, come ha sottolineato l'avvocato Soprano, all'associazione sin dalla nascita con la presentazione ufficiale, come vi dicevamo qualche mese fa. L'avvocato Soprano, il presidente, ha citato ovviamente la lunga sinergia con il Museo Storico Archeologico. Cedo la parola al direttore del museo, l'architetto Giacomo Francese. Buonasera. Buonasera, intanto grazie di essere venuti, saluto il professore Cesaro per essere qui stasera a condividere questa grande, per noi un grande risultato, anche se piccolo in realtà nel complesso di quello che intendiamo realizzare. Dicevo, il museo, quello della cartapesta è solo uno degli obiettivi che la direzione del museo si prefigge nei prossimi due anni. Sarebbe bellissimo che restituire alla città questo invaso, questo spazio che, premetto, per chi non lo sapesse, di proprietà comunale. Tutto è iniziato con quel protocollo d'intesa che vedo il sindaco, l'ex sindaco, quindi saluto, nel 2016, un protocollo d'intesa che faceva sì, rendeva possibile che il museo potesse espandere le proprie collezioni anche su questi spazi.
E da qui è iniziato un percorso, purtroppo ahimè si è interrotto, ma non è interrotto per quanto riguarda le nostre intenzioni come beni culturali, e quindi abbiamo pensato che un'associazione che sostenesse il museo potesse essere nelle more della ricostruzione di questo percorso con l'istituzione comunale anche un buon modo per comunque non perdere tempo, perché di tempo se ne è perso purtroppo tanto. Dall'80 questo bene purtroppo versa nello stato in cui vedete, quindi è giusto e doveroso, voglio dire è qualcosa di inverosimile lasciare un bene culturale in questo stato. E quindi il progetto, ho motivo quindi di ringraziare Maurizio Barbato che mi è sempre stato vicino, mi ha sempre sostenuto, ha dato idee con cui condivido spesso anche idee, diciamo, per il futuro. E il progetto quindi è pronto, c'è, è già sulla carta, quindi c'è bisogno solo del finanziamento, e quindi coloro che sono e possono darci una mano stasera è il motivo anche di chiedere un aiuto, un sostegno, perché questo monumento possa essere restituito alla sua piena funzionalità e piena fruizione. L'intenzione è quella di rendere questo spazio uno spazio come questo di stasera, mostre temporanee, eventi, concerti, uno spazio dove la città può ritrovarsi e dove i cittadini possano anche occupare parte del loro tempo libero oppure impegnarlo per manifestazioni culturali di loro iniziativa. Ho sempre detto, il museo apre le porte alla città, il museo, io sono a disposizione di tutti coloro che vogliono realizzare. Questo progetto è un vanto, voglio dire, perché è nato veramente in pochissimo tempo. Abbiamo pochi minuti fa terminato, si può dire, di mettere un'ultima didascalia, e ce ne sono ancora tante da mettere, ma quello che conta è che un infieri, io al secondo livello abbiamo una mostra fotografica che è intitolata con questo titolo, Infieri, è un continuo divenire, un continuo cambiamento, un continuo costruire, l'importante è non fermarsi, l'importante è costruire e mettere un tassello ogni giorno, questa è la mia filosofia.